chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Rocco Ancarola, Giulio Germano Cervi. A ognuno la sua croce, dice a un certo punto Vladimiro. E il sesto personaggio di questo Aspettando Godot è un'installazione che si apre, si chiude e che disegna sempre comunque una croce. Sì, è giusto, ha visto bene. Riguardo a questo, che dire, un simbolo molto forte sicuramente, che ha dentro di sé tantissimi messaggi e lascia anche molta libertà anche nella lettura al pubblico. Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente nel rapporto con il lavoro che fa Terzopoulos è un forte rapporto verticale che la croce ha verso l'alto. E sicuramente questa è un'importanza fondamentale proprio nel lavoro di Terzopoulos. Terzopoulos la definisce una trappola. Sì, la definisce una trappola perché è un'installazione che sfugge al controllo dell'attore e che l'attore con la sua energia in qualche modo la riempie, gli dà una profondità. A proposito della croce, noi vediamo fin da subito che si intrecciano due piani, quello orizzontale dove c'è Vladimiro e Stregone che sono sdraiati e rappresentano la vita, la quotidianità, diciamo anche, no? Una recitazione anche più biografica, e poi si intreccia invece un piano verticale dove c'è dove si mette un punto a questa esistenza, si mette un accento, ecco, e arrivano questi personaggi che sono Pozzo, il ragazzo e Lucky. Terzopoulos parla di un doppio viaggio in questo Godot, verso l'altro dentro di noi e verso l'altro al di fuori di noi. I vostri due personaggi come lo vivono questo doppio viaggio? Mi ricollego a quello che dicevo prima con il lavoro di Terzopoulos proprio. È un tipo di lavoro che ogni sera ti mette di fronte ai tuoi limiti e quindi ti mette di fronte anche a l'altro che è dentro di te, che magari non si lascia esprimere spesso in una quotidianità, invece trova questa libertà sul palco la sera, e l'altro che è al di fuori di noi, sì, sicuramente. Il personaggio del ragazzo, ad esempio, si trova a dialogare con l'altro, che è questo signor Alberto, Vladimiro, nel copione, ed è in un costante conflitto tra il sì e il no, che sono le sue possibilità anche di risposta, e questo conflitto appunto genera un rapporto con un altro al di fuori, verticale, come dicevamo prima, e questo rapporto verso questo altro è anche allo stesso tempo uno sguardo dentro di sé, quindi più si scava a fondo, più si riesce anche ad andare fuori. E a proposito dell'altro, il lavoro di Terzopoulos si basa innanzitutto sul tirar fuori quello che lui chiama il corpo politico. È il corpo scomodo alla società, un corpo in grado di sprigionare delle energie che non sottostanno a una politica di partito, una politica repressiva, una politica di controllo. Ovviamente il suo lavoro poi nasce anche in un'epoca ben precisa, quella degli anni 60, 70, 80, dove la sperimentazione teatrale era ai massimi, e tirar fuori questo corpo politico oggi più che mai fondamentale, altrimenti soccombiamo nelle logiche della razionalità.